Velvet Collection, la soap opera non finisce, ecco le novità. Velvet 4, l'ultima puntata, termina con il lieto fine, ma non per tutti i personaggi. L'ultima puntata della soap opera spagnola Velvet 4 ha fatto rivivere al telespettatore momenti drammatici, ma anche attimi di felicità. Nell'ultimo episodio, infatti, i fans hanno potuto immedesimarsi nel momento in cui gli occhi di Anna Ribera rincontrano, dopo ben 5 anni, quelli del suo amato Alberto Márquez. I piani e le macchinazioni complottati da Carlos e da Cristina ai danni della stilista e dell'imprenditore non sono andati in porto. La Ribera, infatti, ha sempre creduto che il suo unico grande amore fosse morto in un incidente aereo. La stilista così ha rinchiuso il dolore dentro la sua anima, ma in realtà il suo sentimento per lui era sempre vivido. Cristina mal digerisce il fatto che i suoi malefici progetti siano andati in fumo ed un moto di rabbia dà fuoco all'atelier. All'interno delle gallerie Velvet sono presenti i dipendenti e il piccolo Alberto. Ed è proprio quando le fiamme divorano il palazzo che Alberto scopre che ha un figlio. Il bambino viene soccorso da Alberto, ma è esanime. I due genitori portano il figlio in ospedale e in un primo momento i medici sembrano non dargli un filo di speranza. Sono attimi davvero drammatici. Alberto Junior combatte tra la vita e la morte. Dopo una straziante attesa, i dottori comunicano che il bambino non è più in pericolo di vita. Un momento toccante è quando al capezzale del figlio Alberto gli rivela che è suo padre. Ritrovata la serenità familiare, l'imprenditore chiede la mano ad Ana. Il matrimonio sigilla il loro amore per sempre e il finale sembra essere e dissero felici e contenti, visto che anche Matteo e Clara seppelliranno l'ascia di guerra e torneranno insieme. Non sarà così per tutti i protagonisti. Infatti Cristina resterà vittima del suo stesso maleficio. Perderà un occhio durante l'incendio. Rita scoprirà che il tumore è recidivo, ma non ha il coraggio di rivelarlo ad Ana, in un momento così felice e delicato. Quindi dobbiamo pensare che non rivedremo il seguito della soap opera tanto amata dal pubblico televisivo? Velvet Collection, novità per i fans. Gli autori hanno scritto e prodotto 10 nuovissime e imperdibili puntate. Ecco di cosa si tratta. Vi possiamo svelare che gli stessi autori della soap spagnola hanno progettato esclusivamente per i fans 10 nuovissimi episodi di 50 minuti ciascuno. La nuova serie si chiamerà Velvet Collection. Lo spin-off ospiterà alcuni dei protagonisti di Velvet: Clara, Pedro, Raul della Riva, Donna Blanca. Ma a fare da cameo alla prima puntata sarà proprio Anna Ribera, la quale, dopo essere stata a New York con Alberto il bambino, decide di rientrare in Spagna per attuare nuovi e brillanti progetti lavorativi. Anche la location non sarà più la stessa. La Galleria Velvet aprirà una nuova sede a Barcellona. La stilista e l'imprenditore rientrano, dopo essere vissuti per 5 anni nella Grande Mela, in Spagna, con l'intenzione di espandere il loro marchio di fabbrica in tutto il mondo. Gli stilisti delle gallerie Velvet, quindi, lanceranno per primi la moda degli stivali alti, la minigonna e i bikini. Ana si affiderà alle mani esperte dei suoi validissimi collaboratori. Queste nuove puntate, però, ruoteranno sulle vicende di Clara. Oltre ai vecchi protagonisti, ci saranno anche Megan Montaner, l'attrice che ha dato il volto all'indimenticabile Pepa del Segreto, Marta Torné, Andrea Duro. Inoltre, nella soap opera Velvet Collection, gli autori hanno inserito nel cast anche Fernando Gualar, il quale interpreterà Sergio Godó, che avrà un ruolo particolare, quello del seduttore. Inoltre, possiamo svelarvi che la Ribera avrà l'intenzione di aprire una scuola di moda, che verrà gestita esclusivamente da Raul della Riva,
il quale inizierà a progettare dei modelli utilizzando un nuovo ed innovativo tessuto, il velluto. La stilista, come vedremo nei prossimi episodi di Velvet Collection, non punta alle piccole boutique, ma vuole acquisire grandi fette di franchising internazionale. Inoltre sul web sono già apparse le immagini di alcune scene girate dai protagonisti, dalle quali si evince che Anna, Clara e Raul Della Riva sono ad un funerale. Inoltre, in un altro scatto, si vedono Matteo e Peter condurre una bara. Chi è venuto a mancare? Rita colpita dal male incurabile oppure Don Emilio? Andiamo a scoprire insieme i nuovi personaggi che faranno parte del nuovo cast di Velvet Collection. L'attore Imanol Arias interpreta Mr. Godot, che ricoprirà il ruolo di un banchiere catalano, finanziatore della nuova impresa commerciale delle Gallerie Velvet. L'uomo è un doppio giochista che ama guardare il mondo dall'esterno, affascinante ma nel contempo traditore. Il signor Godot nasconde, nella sua parte più buia, una profonda ferita. Avremo modo di conoscere anche la moglie del perfido banchiere, Macarena Rei, la quale, anche lei, nasconde un misterioso segreto. L'attrice Monica Cruz, invece, è una ballerina di flamenco e reciterà la parte di Carmela Cortes. Il produttore della nuova serie Velvet Collection, inoltre, ci descrive i personaggi di Andrea Duro e Marta Tornè, riferendo che in questo nuovo capitolo faranno esplodere l'universo femminile. A questi si aggiungeranno alcuni ragazzi che lavorano all'interno delle Gallerie Velvet, che renderanno la trama più frizzante e briosa. Inoltre, l'attrice Amaia Salamanca, che ha interpretato in passato il ruolo di Barbara, in un'intervista ha ammesso di essere ritornata in scena perché il personaggio che interpreta la fa molto divertire. Gli ideatori delle Gallerie Velvet ci tengono a precisare che in questa nuova serie non saranno presenti Alberto, Cristina e Patricia, i quali verranno integrati da nuovi attori, sottolineando anche il fatto che la partecipazione di Matteo sarà limitata. I produttori hanno fatto sapere che nel cast è stato inserito un nuovo protagonista, il quale intreccerà una relazione con Clara. L'intenzione da parte dei produttori è quella di voler raggiungere un pubblico più ampio, non limitandosi così ad avere una nicchia, come accaduto nelle altre 4 edizioni di Velvet. È doveroso inoltre annunciare che la piattaforma Movistar Più ha stipulato un contratto con la casa produttrice A3 Media per assimilare il marchio e la produzione di uno spin-off intitolato Velvet Collection, la cui protagonista principale è l'attrice Marta Hasas, che interpreta il ruolo di Clara. Che cosa dobbiamo aspettarci in queste nuove puntate Velvet Collection? Sicuramente tanto glamour, intrighi e sotterfugi, ma anche la nascita di nuove storie d'amore. E a voi, dispiace il fatto che Anna e Alberto non saranno i protagonisti principali della serie Velvet Collection? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.